Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video in cui vedrete appunto un video sui miei squishy. Ve li faccio vedere e soprattutto li taglierò. Li taglierò perché me l'avete anche detto voi secondo un sondaggio che io feci tipo un sacco di tempo fa, tipo il mese scorso. E niente, volevo dirvi una cosa molto importante. A parte il mio Instagram che vedete qua, ho deciso lo speciale per il mezzo milione. Quando e soprattutto se ci arriveremo, e sarà Like All You. Io vi lascio qua sotto nell'info box anche il link della mia pagina Facebook, dove in privato, ovviamente, ci mancherebbe altro, mi potete scrivere il vostro numero di telefono, così quando vedrò che ci avviciniamo al milione, magari, sì, al milione, ciao! Vabbè, quando vedrò che arriveremo, forse e spero, al mezzo milione, io alzerò la cornetta, ovviamente da un numero privato, perché, ok, che vi chiamo, però il mio numero non è il caso, e vi chiamerò e vi farò questa sorpresa. Io spero che appunto questo video vi piaccia. Vi lascio il video e ci vediamo alla fine. Allora, questi sono i miei squishy. Riconosco di non averne molti perché comunque non sono un'addicted in questo, però ne ho appunto alcuni, come vedete, e ve li faccio vedere nel dettaglio. Naturalmente poi vi lascerò, se volete, andare a curiosare. E se vi piacciono, ovviamente, vi lascerò il link di questi squishy qua sotto nell'info box. Allora, non so se vi ricordate, sono degli anni 90, ma c'era una canzone che si chiamava Coffee and TV, dove come protagonista c'era appunto un cartoncino di latte, ecco, però era un maschietto. Io praticamente mi sono follemente innamorata, tant'è che ne ho presi due. È carinissimo, ha la faccina anche qua dietro. Purtroppo a questo piccolo segno, io questo squishy, così come tutti gli altri, non li ho usati come antistress. È capitato qualche volta, soprattutto con questo che vedete, ha tutte le, non so se potete vedere, tutti i vari spiegazzamenti impressi nella plastica, che comunque non ha un odore molto piacevole, soprattutto appena arrivano, una plastica chimica, però li adoro. E questi, appunto, voi lo sapete, la teoria degli squishy è che voi li potete strapazzare quanto volete, ma tornano sempre nella forma originale. Guardate che carino questo occhietto che spunta. Ho questo sushi che assomiglia molto alla parola squishy. È uno squishy sushi. Non ha la texture del riso, così come questa ciotolina meravigliosa. È semplicemente liscio ed ha questi puntini che raffigurano appunto gli, non so se sono semini di sesamo o che cos'altro. Anche lui ha la faccina sorridente e, al contrario dell'altro, un pochino è rovinato qui, però ha il gancino per poterlo mettere come portachiavi o come, insomma, quello che uno preferisce. Dunque, vi faccio vedere lo squishy più piccolino che ho, che è praticamente un semplicissimo macaron, niente di particolare. Anche questo ha il gancino a cui si può appendere quello che volete. Poi ho questo bellissimo, questo è fantastico soprattutto per la faccia fiera, ci si potrebbe fare un meme, questo cactus, bellissimo, rosa, con il vasetto rosa, questa sembra una spilla, e ha quest'altro piccolissimo cactus qui, veramente bellissimo questo. È uno dei miei preferiti insieme appunto al cartoncino di latte. Poi, come potevo, beh, praticamente avete visto che la mia passione per il cibo si riflette anche sugli squish, insomma. Infatti, ta-dan! Confezione di patatine. Anche questo ha il buchettino qui. Anche lui molto felice, molto fiero. Purtroppo non profuma di patatine, ma questo è bellissimo. Lo squish più grande che ho è sicuramente questo. Vedete, rispetto alla mia mano, è veramente enorme. È questo cono gelato. Questo ha la texture del cono, è veramente bellissimo. Ed ha questi due gusti, sicuramente sono crema e fragola. Sembrano tipo delle meduse e la parte della fragola ha anche questo fiocchettino qui. Sono bellissimi, bellissimi. Il mio preferito, dopo appunto questo, è questo qui. Non per i colori, non per cosa rappresenta, insomma, ossia una ciotola di riso, ma per la texture. Se voi poteste toccare, è proprio, sembrano veramente chicchi di riso,
E anche questo è abbastanza grande, oddio scusatemi per l'inquadratura, anche questo è abbastanza grande, ma comunque sia, a parte raffigurare tutto il cibo, come avete potuto vedere sono tutti molto felici di essere degli squishy, sono veramente bellissimi. In realtà sono stile Tokidoki, non so se avete presente, però sono più o meno di quello stile lì. Questi sono i miei squishy. Come vi ho detto all'inizio, non sono molti, però mi piacciono veramente tanto. Credo che averne troppi, almeno per chi non è un appassionato vero e proprio, per chi non li colleziona, sia, almeno per me, per quanto mi riguarda, uno spreco, ecco. Io alcuni ce li ho da un pochino, un bel po' di mesi, e altri invece li ho presi recentemente per arricchire la mia collezione. Adesso, dato che comunque ho il doppione di questo, taglierò gli squishy, perché nel sondaggio su Instagram moltissimi di voi mi hanno appoggiato l'idea di poterli tagliare. Non li taglierò tutti naturalmente, perché ci sono molto affezionata, quindi proverò a tagliare questo e il macaron, perché come vedete non ha faccine, non ha nulla, per cui non mi dispiace più di tanto. Allora, ho preso le mie forbici. E vediamo un attimo, mi dispiace moltissimo, guardate, io ho anche appunto, come vi ho detto, il doppione, per cui andiamo a tagliare. Io non ho visto video di taglio degli squishy, mi interessavano più quelli da collezione sinceramente, per vederli un pochino, e quindi non so, sinceramente mi hanno detto che c'è praticamente lo stesso materiale, ma si sente anche al tatto che comunque dentro è fatto in questo modo, però sono comunque curiosa di andare a vedere. Io provo, vediamo un po' che cosa succede. Wow! Dentro però, non so se vedete dentro, è molto più morbido, sembra una spugna super super compatta. Qui è liscio, sì, ok, il materiale è sicuramente lo stesso, però rimane anche l'impronta. È molto più spugnoso. Guardate, poverino! Dentro è molto, molto, veramente molto più morbido dell'esterno. Si sente veramente la morbidezza. Io, vi ripeto, il materiale ok è uguale, però è proprio più spugnoso e molto, molto più compatto. Credevo di trovare sinceramente la stessa consistenza, proprio liscia, una cosa molto più omogenea, ma non è così. Sembra zucchero filato a guardarlo. È rimasta solo la faccina. È carino anche così, devo dirvi la verità. Però, ecco, prima era così. Sembra il figlioletto. Vediamo se nel macaron c'è. Ah, ma è bianco dentro. Vedete come si allarga? È bianco dentro, credevo che fosse azzurro, esattamente come l'esterno. Ok, mi piace molto il fatto che sì, è molto bello visivamente il fatto che, vedete, si rimette in sesto, una forma originale, anche questo tutto spugnoso. Qua ovviamente, vedete, dentro c'è il gancino di plastica che c'era prima dentro. Scusate le mani veramente secche, oggi devo andare dall'estetista. Passo la regia alla me dell'outro. Io spero che questo video vi sia piaciuto, lo so, non avevo tantissimi squishy, però facendo il sondaggio appunto ho visto che vi sarebbe piaciuto tanto vedere un video appunto su di loro, quante volte sto dicendo appunto. Io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video.